qua è stato il regista di Totò in assoluto e anche quello che ha lanciato e che ha amato Sordi per tutta la vita e si sono avuti tanto bene, hanno fatto delle cose molto carine insieme. Penso che parlare di Sordi, ne parlerei più diffusamente stasera, posso soltanto dirvi che vi racconto qualcosa di Sordi più privato, perché ho voluto tanto bene a Sordi, l'ho conosciuto benissimo, è stato veramente un grandissimo amico di famiglia. Ecco, quello che trovo sensazionale di Sordi è che una cosa che riflettendoci ho capito è che è una cosa assolutamente mai successa nella storia del cinema mondiale, non solo del cinema italiano. Ecco, Sordi ha avuto questa grandissima forza di osservare gli italiani. Lui ha guardato gli italiani, li ha capiti, li ha fotografati, li ha portati sullo schermo con una genialità totale che non è che stiamo a dire qua perché tutti lo sanno. Però la cosa stupefacente che ha fatto è che lui ha guardato gli italiani, li ha portati sullo schermo, ma a un certo punto il suo modello è diventato così forte che sono stati gli italiani che copiavano Sordi. E questa è una cosa assolutamente da metacinema. Lui è riuscito a usare il modello attraverso se stesso e diventare lui il modello di quelli che lui aveva preso per modello. Che questa è una cosa, credo, mai successa nella storia del cinema. Lui portava dentro i suoi personaggi se stesso, lui diceva, io mi ricordo che fece un film come aiuto regista che si chiamava Anastasia, mio fratello, a New York. Quando noi giravamo a New York, una sera furono invitati dall'allora importantissima italiana in America, che era Susanna Agnelli, che aveva una bellissima casa a Park Avenue. In questa casa fece una festa bellissima in onore di mio padre, che era regista di Sordi, che stavamo tutti a New York. E mentre stavamo lì, Sordi fu avvicinato da Andy Warhol. Andy Warhol lo avvicinò perché aveva, oltre a essere il grande artista che tutti conosciamo, aveva una rivista che si chiamava Interview. Lui intervistava tutte le personalità che passavano per New York. Allora chiese a Sordi di fare un'intervista. Siccome Sordi non parlava inglese, mi chiese di tradurre la cosa. Allora arrivò la prima cosa che domandò a Sordi, disse: signor Sordi, lei che ha fatto più di 100 film per cui tanti personaggi, come fa a entrare ogni volta nel personaggio? Allora io traduco questa cosa, lui dice: ah, questo lo sapeva Andy? Vabbè, allora dica, una volta mi metto il cappello da vice, una volta mi metto il cappello da pompiere, una volta mi metto il cappello da commissario, sono sempre io. Ecco, devo dire che Andy Warhol rimase molto colpito da questa cosa. Voi sapete che a New York hanno questa grande scuola dell'Actor Studio in cui gli studenti passano ore a entrare nel personaggio, se devono fare un pugile vanno in palestra, se devono ingrassare si ingrassano, cercano disperatamente di entrare nel personaggio. Invece Sordi aveva ammesso un grande candore, uno dei segreti della sua forza: ero sempre io, so sempre io, perché lui ha portato Sordi dentro i suoi personaggi, pur interpretando. Questa è la grossa differenza che c'è, secondo me, tra lui e il mio grandissimo amico Carlo Verdone, che spesso viene accomunato. No, Verdone è sempre Verdone. Verdone non interpreta quasi mai dei personaggi. Noi abbiamo tante storie divertenti, bellissimi film che ha fatto, in cui però Verdone è sempre Verdone. Invece Sordi era effettivamente il mafioso, il vigile, interpretava i personaggi, però dentro ci metteva sempre l'anima sua. Io ricordo un fatto assolutamente clamoroso che successe dovuto a questa forza di Sordi, poi parliamo d'altro. Mi ricordo qui, credo che abbiamo uno scenografo di Mario Monicelli, Renzo Parati, un mio carissimo amico, che credo che ha fatto il film Il Borghese Piccolo Piccolo. Il Borghese Piccolo Piccolo era uno degli ultimi film di Sordi diretto da Mario Monicelli, tratto da un libro Cerami molto bello, e praticamente l'assioma portante ideologico del film era: un uomo ha un figlio che gli viene ucciso e si vendica. Il libro era tutto basato sul fatto che questa vendetta che lui covava era una cosa assolutamente riprovevole, vale a dire questo afflato da piccola borghesia che si vendica in maniera violenta contro la violenza. Il libro Cerami era stato fatto per dimostrare che questo non andava bene. Pure al cinema Fiamma, quando andai la sera della prima,
si arrivava al momento in cui Sordi prendeva il crick e ammazzava questo e scattava un applauso, perché Sordi aveva portato della grande simpatia su questo personaggio, per cui effettivamente lo era sempre lui. Certo, tutto nasce da qui, da questa grande intuizione di mio padre che gli ha fatto fare questo gesto che è rimasto immortale e ne parleremo stasera. Allora, qui a Mangia Cinema quest'anno l'omaggio è Alberto Sordi e Lorenzo Baraldi è lo scenografo del Borghese Piccolo Piccolo. Tanti film con Alberto, anche di tanti film con Alberto, ci siamo incontrati a casa di Monicelli diverse volte. Poi finalmente ho fatto un film con lui, il Borghese Piccolo Piccolo, è stato il primo. Di lì invece abbiamo lavorato sia con Monicelli ma anche con Alberto, ma ha chiamato poi Alberto quando facevi il regista dei suoi film e abbiamo fatto parecchi film insieme, sì. Come anche Dove va in vacanza, ho fatto io e Caterina, Io so che tu sai che io so, poi ho fatto Il Marchese del Grillo, Il Bertoldo, cioè tantissimi film ho fatto con Alberto, sì. Ecco, un ricordo di Alberto Sordi. Un ricordo, una persona deliziosa, come diceva Enrico stasera, era perfetto. Una persona semplice, una persona carina. Devo dire che ho avuto un incontro fantastico con lui. Anzi, gli racconto una cosina molto bellina. Io, dopo aver fatto Il Borghese Piccolo Piccolo, già lo conoscevo, ci conoscevamo, mi chiama per fare un film. Era Dove va in vacanza. E ci siamo dati appuntamento alla Sala Fabbratino, che era vicino al Colosseo. Era un posto molto carino, dove c'erano due sorelle che facevano da mangiare molto bene, e questa è la cosa molto importante, perché nel cinema e noi la cosa importante è mangiare bene, vede che stiamo proprio nel... E la prima cosa che entrai in questa Sala Fabbratino, già conoscevo, perché quasi tutti andavano, sì, attori e attrici, ma non per fare i film, ma proprio per mangiare lì. Era un incontro, ci si incontrava. E vedo nel tavolo da solo, c'era Alberto e mi stava aspettando. Io sono un po' rimasto male perché ero già arrivato in anticipo e stranissimamente lui era ancora più in anticipo di me. Ci siamo incontrati, scusami Alberto, ma sei in anticipo, abbiamo detto alle 9, sono le un quarto alle 9, insomma, no, ma non ti preoccupare, cioè, mi fa sedere. Dice, allora Lorenzo, io ho questo film, eccetera, eccetera. Dice, ma facciamo dai colazione, io sto facendo colazione, cosa vuoi? Do un caffè. Un caffè, ma stai scherzando? E no, dice, io faccio sempre la mattina burro e alici. Cavolo, ho detto, io non ce la faccio. Ma dove sei? Io sono di Parma. Dice, come sei di Parma? Vabbè, ma non si mangia burro e alici, casomai un buon panino col prosciutto, casomai eccetera, ma io non credo che il prosciutto buono sia qui, però. E ci siamo incontrati così, poi abbiamo fatto questo film e poi va via via per 6, 7, 8 anni, credo, ci siamo sempre incontrati e abbiamo lavorato spesso insieme.